Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico, la macchina del tempo, panorami di futuro. Ecco, ci sono già oggi, tra le città abbandonate di tutto il mondo, dei campioni rappresentativi di come sarà l'Italia al 2050 ed oltre? La risposta è sì. A volte un'immagine o una serie di immagini rendono più l'idea di tante chiacchiere, quindi andiamo a vedere una per una. I link che volete, se volete, li trovate in descrizione, dove potrete andare a navigare insieme a me ed espandere i vari temi per rendervi conto. Vorosha, una ghost town a Cipro popolata da poche persone mediterranee, bassa densità di popolazione, ampi quartieri abbandonati senza acqua potabile, senza corrente elettrica, senza gas. Possiamo immaginare molte metropoli sul mare in queste condizioni, con un collasso della popolazione, ruderi funesti di una civiltà dei carburanti fossili che fu, i resti di un paese italico ad economia di trasformazione collassato per i danni del cambiamento climatico, migrazioni ed un enorme debito pubblico pregresso che ha distrutto ogni speranza per il futuro. Un piccolo numero di residenti ancora resiste come pirati del mare o con scarsi aiuti da OTAN ed o comunque con un'agricoltura magra e povera e una scarsa attività di pesca di sussistenza senza motori a combustione con battelle a vela. Una vita grama e ogni giorno sempre più difficile, anche per la continua invasione di nuovi popoli da sud, di nuovi invasori in cerca di benessere, che però trovano solo scheletri di cemento, mezzi vuoti, case mezze distrutte ed abbandonate, con abitazioni e mobili elettrodomestici in disuso o guasti ed in stato praticamente fatiscente per danni al cambiamento climatico, uragani, alias americane, trombe di mare, tornado, siccità, impatti di guerre urbane, scontri militari, nonché la presenza di insetti, cani, gatti, gabbiani, eccetera. Villa Epequen, Argentina. È interessante questa ghost town argentina perché a mio avviso è un piccolo campione molto rappresentativo che mostra quello che rimarrà del ridente litorale adriatico con la risalita del livello del mar Mediterraneo, dove c'è tutte le città oggi praticamente con la costa bassa e sabbiosa, dove oggi ci sono alberghi, trattorie, case da mare, appartamenti, cinema, supermercati e quant'altro, non rimarrà praticamente niente se non un cumulo praticamente di cemento, di rovine di cemento. Un interessantissimo campione da guardare di quello che sarà il futuro di tutta la ridente litorale Adriatico. Thank you.
Una ghost town spagnola, quanto Mifis in Marocco, un'altra ghost town. Due esempi di ghost town in un contesto desertico che illustrano bene, a mio avviso, il fatto, appunto, il destino, il fatto della città della Sicilia, ormai praticamente destinati a diventare un sasso secco piagato dal cambiamento climatico, con shock idrici e americane, trombe di mare e trombe d'aria che flagelleranno la regione con una regolare ciclicità stagionale, praticamente zone semidesertiche con praticamente ruderi abbandonati che saranno praticamente vestigia di un antico ricordo, dove approderanno in massa i nuovi invasori. Batia, Grecia, una ghost town in un contesto secco con sporadica boscaglia, macchia mediterranea povera, ossia una sorta di savana secca mediterranea che gradualmente cede il passo all'avanzata del deserto. Borghi flagellati da sporadici temporali e americane che in un quarto d'ora nascono dal nulla, con un fiume di fango in cui l'acqua si riprende il proprio spazio, sparendo rapidamente appunto in un fiume di fango e detriti che distrugge ponti, strade e sradica anche la sporadica flora che caparbiamente cercava di sopravvivere all'avanzata del deserto. Ecco come appariranno la quasi totalità dei paesi, paesini, cittadine su tutta la catena degli Appennini, ruderi, desolati, abbandonati, con una popolazione migrata oppure morta e falcidiata da guerre, epidemie, carestie e siccità, dove le energie rinnovabili poco potranno fare a causa della vulnerabilità degli impianti e della furia degli eventi meteo estremi. Che fine faranno? La maggioranza delle città e cittadine e metropoli all'interno della penisola italiana? Luoghi abbandonati, senza energia, senza acqua, senza gas, popolate da ladri, assassini, briganti, spacciatori, puttane, mignotte, nonché bande armate e i nuovi barbari sbarcati in cerca di futuro, che però troveranno solo ruderi e vestigia di quello che fu l'era dei carburanti fossili in un paese ad economia di trasformazione collassato sotto il proprio debito e sotto il peso dei danni da cambiamento climatico e la sovrappopolazione. Ecco, in Italia il crollo della popolazione italiana di oltre il 60%, questo andiamo più o meno tarato sulla data dell'Overshot Day, ecco, per ritrovare appunto un minimo di equilibrio precario, ma comunque sempre in una perenne contrazione rispetto alla capacità di creare cibo allevato in una serra, compatibilmente con carenza di acqua ed energia pro capite rigidamente contingentata. Ecco, per questo viaggio del tempo abbiamo finito. Un saluto, ciao, alla prossima.